quest'oggi giocherò ad indovina la nazionale degli europei per costruire la mia squadra nel draft. E a fine video, con la squadra appena creata, giocherò una partita. E se per caso dovessi perdere quella partita, dovrò comprare la maglia della Francia. E io l'unica cosa che vorrei della Francia è Kylian Mbappé. Non c'è, però ci sono dei calciatori interessanti. Ma potrò scegliere il calciatore che voglio solo se indovino di che nazione si tratta. Ci sono due calciatori dell'Inter e uno del Milan. Praticamente tutta la difesa dell'Inter gioca nell'Italia, tranne Pavard, Dumfries e De Vrij. Due di questi sono olandesi, uno è francese, quindi secondo me questa è l'Olanda. Quel difensore centrale del Liverpool dovrebbe essere Van Dijk. E il centrocampista del Milan credo sia Reinders, quindi la mia risposta è Olanda. E infatti è proprio così, questa nazionale era l'Olanda. Per fortuna la prima è stata semplice, voi ovviamente giocate da casa con me o anche sotto l'ombrellone in spiaggia va bene. Io tra questi 5 non ho dubbi, scelgo il centrocampista rumeno Agi. La seconda carta è l'attaccante, non ci voglio credere, ci sono delle carte fortissime. E quindi speriamo di conoscere la prossima nazione. E vediamo subito la seconda nazione, non ci credo. Milan, Al Nassr, Barcellona. Teoricamente Al Nassr un calciatore solo esiste. Ma non facciamo errori, quindi guardiamo bene. Quello del Manchester dovrebbe essere Bruno Fernandes. In alto a sinistra Leao. Quello del Barcellona dovrebbe essere Cancelo. E l'attaccante dell'Al Nassr ovviamente è Cristiano Ronaldo. Se siete d'accordo con me, questa squadra è il Portogallo. E infatti è così, 2 su 2, siamo partiti benissimo. Sono tutti calciatori forti, quindi uno vale l'altro, ma Wright ha 95 di velocità e 92 di tiro. E quindi sì, scelgo Wright. Questa volta centrocampista centrale, Zaire Emery non ci credo, c'è Kevin De Bruyne Toti. Io ve lo dico già, ho paura di non riconoscere quelle nazioni un po' più sconosciute. Tipo Ungheria, Scozia, Georgia, Slovacchia, però ci sono quelle un po' più famose che conosco bene. E dato che voglio Kevin De Bruyne Toti, la prossima nazione devo conoscerla. E quindi numero 3, oh mio Dio, ecco, già questa non la conosco. Però aspè, Juventus. Attaccante della Juventus? No, là, non è Polonia questa. Perché come attaccante della Juventus mi viene in mente Milik, però ci sarebbe in porta Szczęsny, perché Milik è polacco e quindi non è questa. Attaccanti della Juventus se non Milik, oddio, Vlahovic potrebbe essere la Serbia questa? E no, perché mancherebbe Kostic a sinistra, quindi non è nemmeno la Serbia. Altri attaccanti, Yildiz potrebbe essere la Turchia. Ho paura di non ricordare qualche attaccante della Juve, ma credo che questa sia la Turchia. E quindi ti prego, dimmi che quello è Yildiz Vlahovic. Non ci voglio credere, io la Serbia l'avevo esclusa perché ho detto a sinistra c'è Kostic, quindi devono esserci due giocatori della Juve, non uno solo. E come se non bastasse, non solo non posso prendere Kevin De Bruyne, ma sono obbligato a prendere il più scarso, in questo caso Salazar. E l'esterno sinistro della squadra è... ma non ci voglio credere, ma qui mi stanno prendendo in giro, c'è Kostic. Anche se tra questi quello che fa più intesa probabilmente è Bisley. Guardiamo la prossima nazione. Ti prego non darmi Italia, non ci voglio credere. Mi esce il calciatore scarso e giusto giusto mi dà l'Italia. Ora, dato che prima abbiamo sbagliato la Serbia, cerchiamo di essere sicuri. Vabbè, Donnarumma, bastoni Di Marco, Chiesa, Scamacca, due della Roma. Probabilmente segna sia Pellegrini che El Shaarawy, anche se El Shaarawy non è mai sceso in campo. Chi è quel difensore della Roma? Ah, è Mancini, vabbè, non ci sono dubbi, questa qui è l'Italia. E infatti è proprio così. Ora vi dirò una cosa che, vabbè, io non sono un allenatore, non sono Spalletti, non sono nessuno, però a me piacerebbe vedere tantissimo El Shaarawy o Zaccagni titolari. Io sto registrando questo video un'ora prima di Italia-Croazia, quindi mi auguro che abbiamo vinto la partita e passeremo agli ottavi. E magari in futuro vedere El Shaarawy o Zaccagni titolari. Ma non perdiamoci in chiacchiere, dobbiamo prendere un calciatore e, come ho detto prima,
per l'intesa il migliore è Beasley. Ma passiamo dalla fascia sinistra a quella destra. Non ci voglio credere, Ndoye del Bologna, 99 di velocità. E ora che c'è un calciatore forte, la prossima nazione sarà impossibile. E quindi la prossima nazione è... Non ci voglio credere, il portiere dell'Inter dovrebbe essere Sommer, l'attaccante del Milan Okafor e quell'esterno è giusto il calciatore che vogliamo, ovvero Ndoye. L'altro centrocampista del Bologna svizzero in questo momento non so chi sia, forse Freuler dovrebbe essere svizzero, e il difensore del Torino Rodriguez. Bene o male la squadra è chiara, questa qui è la Svizzera. E vediamo un po' se abbiamo ragione, e infatti è proprio così, è la Svizzera. E prendiamo proprio un calciatore svizzero, come ho detto prima, scelgo Ndoye. E il terzino sinistro è... Non ci voglio credere, le carte scarse sono terribili, ma le carte forti sono davvero troppo forti. Ti prego, non voglio un 79 di overall in campo, devo indovinare la prossima. Dai, ti prego, dammela semplice. Allora, tantissimi tedeschi, cioè del campionato Bundesliga intendo. Arsenal, oddio, non facciamo confusione. Portiere del Barcellona, dovrebbe essere Ter Stegen, però in realtà sta parando Neuer, quindi qui mi sa che c'è un trabocchetto. Difensore del Real Madrid dovrebbe essere Rudiger, quel centrocampista Toni Kroos. Il centrocampista del Barcellona dovrebbe essere Gundogan. Non credo ci siano dubbi, questa qui dovrebbe essere la Germania. E vediamo un po', è proprio così, li abbiamo indovinati tutti, non siamo caduti nella trappola Neuer e abbiamo fatto benissimo. E quindi evitiamo il pericolo 79 e prendiamo Loco con 90 di overall. E il difensore centrale è... vabbè, sono tutti fortissimi, anche se dovessimo sbagliare andrebbe bene. Quindi ti prego di non darmi una nazione troppo ovvia, non è difficile, ma in questo momento non ce l'ho in mente. In questo momento un vuoto. Allora, attaccante del Bayern Monaco, Lewandowski. Può essere la Polonia questa? No, perché il portiere non è Szczęsny. E allora c'è Mané, però è tedesco. Altri attaccanti del Bayern Monaco. Kane, cavolo, ma no, ma sono fuori di testa. Ho detto Lewandowski che gioca nel Barcellona, sono andato indietro di 3 anni. E Kane, questa qui dovrebbe essere l'Inghilterra. Il portiere è Pickford, i difensori sono Stones, Real Madrid. Ah, è Bellingham, ma io non ci voglio credere. Stavo per sbagliare l'Inghilterra, però per fortuna abbiamo chiarito tutti i dubbi. La mia risposta è Inghilterra. Sto andando a colpo sicuro e infatti è proprio... proprio così, ci ho messo un attimo, ma l'Inghilterra. Kohler farebbe il massimo d'intesa, in più ha 2 playstyle e quindi scelgo la quarta carta. E il portiere della squadra è... Ok, non sono fortissimi, ma non vorrei nemmeno un 81 di overall e quindi scegliamo bene. Allora, il prossimo... Pisa? Il Pisa, quello italiano, cioè Pisa, la torre di Pisa, che squadra è? Io tra questi calciatori non conosco nessuno tranne uno, ovvero il portiere dell'Atletico Madrid, Oblak, però vabbè, è fortissimo e lo conoscono tutti. L'unica cosa che so è che è sloveno, gli altri davvero non conosco nessuno, quindi me la rischio e dico Slovenia. Ti prego dimmi che quello è Oblak, infatti è proprio così, ho avuto paura perché conoscevo un solo calciatore, ma ci è andata bene. Il portiere più forte qui teoricamente è Diogo Costa, ma il cuore mi dice di prendere consigli, scelgo la prima. Ma il primo panchinaro, come sempre il portiere, io non ci voglio credere. C'è Oblak, il calciatore sloveno di cui abbiamo parlato prima, ma c'è anche Schmeichel, 97 di overall. E sapete qual è la brutta notizia? Che il portiere più scarso ha 75. Ti prego, dammela semplice. Allora, è facile, siamo d'accordo. L'attaccante del Milan dovrebbe essere Giroud, anche se Giroud non l'ho mai visto titolare. Ovviamente il calciatore del Paris Saint-Germain è il calciatore più forte al mondo, anche se forse questo è già aggiornato e l'hanno messo nel Real Madrid a sinistra. E quindi quello a destra è Dembélé, probabilmente sì. Quello dietro a Giroud dovrebbe essere Griezmann. Quello dell'Ittihad è Kanté, il portiere Maignan, terzino sinistro.
ministro Theo Hernandez, Upamecano, non dovrebbero esserci dubbi, questa qui è la Francia. Vi prego, dimmi che ho ragione, e infatti è proprio così, è andata benissimo perché il portiere era fondamentale. Oblak è fortissimo, ma Schmeichel è ancora più forte, prendo lui. Il secondo panchinaro è un difensore, non ci voglio credere, c'è Cafu, e lo ripeto sempre, chi segue i miei draft sa che voglio lui. La prossima squadra, non possiamo sbagliarla. Quindi dammi, che ne so, Spagna, Germania, Hellas Verona, Verona, Napoli, Roma. Allora, non è Juventus, Szczęsny? Allora, la Juve c'ha tre portieri, Szczęsny, Perin e quello che non gioca mai, Pinsoglio italiano, Perin italiano, e ne rimane uno polacco. Teoricamente questa dovrebbe essere la Polonia. Quello del Napoli è Zieliński, l'attaccante è Robert Lewandowski, quello della Roma è Zaleski. Io voglio Cafu, e quindi la mia risposta è Polonia. E anche questa è giusta, è la Polonia. E non ci sono dubbi, Di Marco sicuramente è un grandissimo calciatore, ma qui prendo sempre e solo Cafu. Anche questo panchinaro è un difensore, non ci voglio credere. Kyle Walker, 96 di overall. Dobbiamo migliorare la difesa, ma prima dobbiamo indovinare la nazione. E speriamo sia semplice. Che cos'è questa roba? L'Al Nassr dovrebbe essere Brozovic. Il Real Madrid, Modric. Quello del Manchester City dovrebbe essere Guardiol. Non conosco altri calciatori, quindi me la rischio e dico Croazia. Ti prego, dimmi che la Croazia! Non ci credo! Erlich era il difensore del Sassuolo. Vabbè, non importa. L'importante è che abbiamo indovinato. E questo significa prendere chi vogliamo, e quello che vogliamo è Kyle Walker. E il prossimo panchino non ci voglio credere, David Ginola, l'esterno sinistro che volevo, con 92 di overall. Ti prego Parrins, non sbagliare. Oh mio Dio, che cos'è questa roba? Cerchiamo di usare il 100% del nostro cervello e abbiamo questi loghi qui. Lo stemma dell'attaccante è del campionato ungherese. Burnout gioca in Inghilterra, quella gioca in Francia. Allora, purtroppo sbaglierò. Però qui ci sono solamente loghi tedeschi, inglesi, italiani, francesi, ungheresi. E quel difensore in realtà non so nemmeno cosa sia. Sono tutte nazioni che ovviamente non possono essere, tranne una, me la rischio e dico Ungheria. Cos'è? Non ci credo! Szoboszlai è tornato! Non ci voglio credere, era proprio l'Ungheria! Qui ho sudato freddo, ma siamo stati fortunati, perché questa non è bravura, o forse sì, perché comunque conoscevo la squadra ungherese, ma non importa. Quello che importa è che possiamo prendere l'esterno sinistro da vicino là. Questo panchinaro invece è un attaccante, Müller, 94 di overall. E quindi dammela. E vabbè, dai, ma che cos'è? Ah, aspè, Celtic. Quella squadra in attacco dovrebbe essere Rangers. No, non è Rangers, però comunque un logo scozzese. E si capisce dalla bandiera che c'è in mezzo. Non conosco nessun altro. E il Liverpool, sì, è Scozia. È Scozia, 100%. Quel difensore del Liverpool è anche molto forte, però non mi ricordo il nome. Questa è Scozia. Era Robertson, il difensore di cui parlavo. Abbiamo indovinato, era proprio la Scozia. E solo per non farci mancare nulla, prendiamo anche Müller. Le riserve stanno per finire. Rimarrebbe solamente il centrocampista. Io non ci voglio credere. C'è Schneider. Questo significa che la prossima nazione bisogna per forza indovinarla. Schneider è olandese. Vuoi vedere che mi dà l'Olanda? Roma, Manchester City. Perché questo mi sembra il Belgio? Ti prego, ho paura di sbagliarmi, però no, dai, è il Belgio, 100%. Ti prego, Romelu Lukaku! Non ci voglio credere. Allora, non era facilissima, ma nemmeno difficile. E aver indovinato il Belgio significa prendere Schneider. Ma è rimasta l'ultima riserva da scegliere, Joao Felix, 94. E ovviamente questa è la carta che voglio. Andiamo con l'ultima.
l'ultima nazione. E siamo arrivati all'ultima e sono in palese difficoltà. Attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez non può essere. Thuram non può essere. Arnautovic. Arnautovic, perché sennò chi c'è nell'Inter? Allora, in questo momento mi vengono solo tre attaccanti. Due di questi non possono essere, quindi penso sia Arnautovic, me la rischio e dico Austria. Ed è proprio Arnautovic, e quindi la nazione è l'Austria. E quindi la mia ultima scelta è Joao Felix. C'è poco da dire, questa squadra è fortissima, è arrivato il momento di scendere in campo. Ma era ovvio, cavolo. Vabbè, non importa, non importa, si rimonta. Non è vero, 2-0. Dio, Gino là. Rigore, dai. Allora, dove glielo tiro? Pallonettino centrale, sempre. Tuc, dai, prendi questa palla, Aggi. Prendi questa palla prima di subito, 2-1. Ma non è vero. Ma com'è passata sta palla, dai. Joao Felix, Joao Felix, Joao Felix. Oh, rigore, di nuovo. Questo glielo tiro in alto a sinistra. Dai, non lo pari. Vabbè, se mi... non voglio segnare solo sul rigore. Però se mi fa fallo quando voglio tirare, cioè, rigore. Dai, però il mio portiere, cioè, va a far falle, va. Questa è la partita più complicata che io abbia mai registrato. Il mio avversario è davvero troppo forte. Gol. Ma lo guarda! Ma io... ma i miei difensori, vabbè, ma ragazzi, ma qua è tutto scriptato per farmi perdere sta partita. Ora sono tiltato. Un altro gol? Ma guarda. Ma il mio nome, Michael, zio Pera, ma è in pensione, deve andare. E se questo video ti è piaciuto, io ti invito a guardare questo qui e iscriviti, così non ti perderai i prossimi video.